Questa è una particolarità del mio carattere che forse non vi avevo mai raccontato. Ta-da! Video che avrete dedotto essere un normalissimo vlog con integrazione di Q&A, perché ho appena chiesto nelle mie stories di farmi delle domande per un Q&A che avrei filmato domani, però ho ricevuto tantissime domande inerenti a argomenti che potrei trattare anche oggi, perché in realtà oggi vi porto con me in una giornata abbastanza frenetica, nel senso ho tanti posti dove andare. In realtà inizio andando a farmi un massaggio perché ieri ho fatto due allenamenti in una giornata. Ieri mattina allenamento gambe lavorando sulla forza e, tra parentesi, argomento allenamento eccetera vi devo aggiornare, lo so, ho tantissime cose da dirvi, però è un periodo in cui sono un po' strana. Vi racconterò anche questo. Un attimo, devo anch'io mettermi in chiaro le idee, però sono felice perché ne sto parlando, vabbè, ora non mi voglio dilungare in questo. Quindi, ieri mattina allenamento e anche ieri sera abbiamo avuto Women's Series, che era l'ultimo appuntamento dell'anno ed è stato il più bello, secondo me, perché eravamo in Virgin e abbiamo fatto una lezione di punch, devastante, bellissimo. Io mi sono sempre considerata un po' scordinata nel tirare i pugni, quindi non l'ho mai fatto, però mi è piaciuto tanto, sì sì, davvero, ci sto prendendo gusto a tirare pugni, vabbè. E poi una lezione di Pilates, dove ovviamente il focus sono stati i glutei, quindi ho le gambe a pezzi e quindi spero che adesso il massaggio mi vada un pochino a sciogliere, perché poi vi racconterò altra questione gambe nella parte degli allenamenti. Cazzi mazzi, ormai ho troppe cose da raccontarvi. Poi ho un appuntamento di lavoro dall'altra parte di Milano, in centro, mentre il massaggio vado a farlo da Water Beach Society, dove faccio idrospinning, dove vorrei ritornare a fare idrospinning, ma non ho ancora avuto occasione e tempo. Great. E poi, insomma, ve lo racconto strada facendo, perché sennò non arriverò mai. Comunque, tutti questi spostamenti oggi sono resi più difficili e challenging da il diluvio universale che è ritornato a Milano dopo due giorni di tregua. A me la pioggia toglie veramente la voglia di fare. Vorrei chiamare, annullare tutto e starmene a casa e andare soltanto all'appuntamento che ho nel primo pomeriggio, perché non è annullabile. Però mi devo spingere a uscire di casa e affrontare la pioggia. Sarà un'esperienza fantastica. In realtà, cioè, ho le gambe appesantite dagli allenamenti, okay. Quindi forse un decontratturante? Sì. Sì, dai, sulle gambe ci sta. Un defaticante gambe, poi andiamo un pochino più pesanti sulla schiena di solito. Sì, bello. Eh? Bello, sì, fantastico. Sono viva e semi sopravvissuta questa mattinata. Sono bromba, come si dice a casa mia, o mezza, cioè bagnata, perché allora la pioggia in motorino non è un grandissimo problema, perché io, come avete visto, mi metto il Kiway, vado tranquilla, l'unica cosa che si bagnano sono i guanti, ma perché io non ho quelli impermeabili eccetera. Bene o male non mi bagno tantissimo. Il problema a Milano sono le macchine. Si creano delle pozze per strada, la gente che è in macchina se ne frega, anzi sembra quasi che si divertano, prendono le pozze a tutta anda e mi lavano.
Cioè, oggi proprio una mi ha presa in pieno, cioè, tanto che poi mi ha preso anche il nervoso, l'ho bussato e ho detto, c'è un minimo. No, ma è inevitabile, ho capito, ma se va a 2000. vabbè, adesso, prima di pranzare e riuscire, vabbè, poi vi spiego, doccia calda. Questi erano i miei guanti. Doccia fatta, adesso ho messo il pigiamino peloso e mi riscaldo un pochino, giusto il tempo di pranzare perché subito dopo pranzo devo di nuovo uscire. Esco perché oggi pomeriggio terrò una mini lezione, insomma un breve speech, davanti agli studenti del secondo anno della magistrale di scienze motorie dell'Università di Milano. Praticamente uno dei professori del corso FIPE che ho appena fatto per diventare personal trainer è il professor Alberti, che è non solo professore di scienze motorie dell'Università di Milano, ma è anche un luminare del settore, ha scritto un sacco di libri, insomma una figura veramente riconosciuta e conosciuta. Che dopo il mio colloquio orale, il giorno dell'esame, parlando così, ha scoperto che lavoro faccio e mi ha chiesto se avevo voglia di andare a parlare del mondo di social media ai suoi studenti. Io ho accettato e oggi pomeriggio quindi vado a tenere questa mini lezione. Questo mi ricollega a una domanda che ho ricevuto oggi nel Q&A che io dicevo prima, che è così: come fai a essere tranquilla di riuscire a fare tutto? Allora, nel senso, posso sembrare tranquilla di andare a fare questa presentazione oggi, ma non lo sono. Mi sto facendo una specie di violenza psicologica a spingermi ad andare, perché c'è qualcosa dentro di me che vorrebbe chiamare e annullare tutto. Però questo mi succede sempre. Mi succede per le più piccole cose, gli appuntamenti quotidiani. C'è sempre qualcosa dentro di me che vorrebbe annullare, che vorrebbe cancellare, soprattutto se in questo appuntamento io sono un po' la protagonista. Un tempo cedevo a questa tentazione, chiamavo all'ultimo e dicevo no, mi dispiace, non posso, ciao. Invece adesso mi ci butto, vado, lo faccio perché so che uno, sono in grado di farlo, perché ovviamente accetto di fare le cose che so di essere in grado di fare, e due, quando l'ho finita sono soddisfatissima. Scusate, poppo qui un secondo per aggiungere a tutto quello che sto dicendo, per dire che non è una cosa che mi succede solo in ambito lavorativo, ma in realtà, e per questo è abbastanza limitante, anche a livello sociale. Ad esempio, un'uscita di coppia con una conoscente a me genera ansia. Ansia perché so dentro di me che dovrò passare tot tempo a interagire con questa persona e essere interessante per questa persona. Ed è una cosa che mi frena nei rapporti sociali, preferisco piuttosto uscite di gruppo dove io non sono al centro dell'attenzione e non ricade solo su di me il parlare e l'interagire. Questa cosa va scemando man mano che entro in confidenza con la persona. Ovviamente non ho questi problemi con Jimmy, con la Vale, con la Frankie, però ad esempio con la Frankie o con Valentina degli Adidas Runners abbiamo avuto un periodo di conoscenza molto lungo e prima di uscire sole è passato davvero tanto tempo. Sono felice di aver trovato amiche che senza chiedermelo secondo me l'hanno capito, che io ho bisogno di questi tempi. E sì, in ambito sociale non è il massimo, in ambito lavorativo mi spingo a fare le cose perché sennò rimarrai ferma e non farei davvero nulla, però sono delle situazioni che mi porto dietro da tantissimo tempo. Voi dovete sapere che se io sono invitata a una festa che non ho organizzato io, che non è mia e che non c'entro niente, sono solo un ospite, se quella festa è noiosa, io mi sento responsabile. Se vedo qualcuno a quella festa che non sta bene, che si annoia, mi sento responsabile, cioè come se la festa fosse mia.
Non so, questa è una particolarità del mio carattere che forse non vi avevo mai raccontato, che a tratti mi diverte, perché dico, ma che cacchio stai a dire? E dall'altra parte mi pone delle sfide giornaliere. Quindi non pensate che soltanto perché faccio, per me sia tutto semplice e immediato, anzi, è difficile. Comunque, ora passiamo al pranzo. Dovete sapere che tra esattamente 10 minuti mi staccheranno l'acqua corrente. Perché? Riempio, aspetta. Perché devono fare dei lavori al palazzo. Quindi questa mattina ho fatto un po' di meal prep. Ho preparato le foglie di cavolo verza. Praticamente le ho staccate facendo attenzione a non romperle e le ho bollite. Adesso sono praticamente dei fogli e mi posso divertire. Queste sono davvero ottime da fare in anticipo e tenere in frigo, perché poi vi potete sbizzarrire nel farcirle nei modi più diversi possibili. Io oggi le farcirò con riso venere, feta, pomodorini, caramelle e i pezzi di verza che staccando le foglie mi sono spezzati, quindi li ho lessati in padella. E ora è tutto pronto, guardate, a parte il casino che regna in mano perché in questi giorni Jimmy non c'è, quindi anarchia. Queste sono le foglie di cavolo verza che mi si erano rotte, qui ci sono le foglie che andranno a fare gli involtini, perché come vedete si sono tutte ammollate, il riso e i pomodorini. Adesso li ripasso un pochino in padella. Ma guardate che belli che sono. Ok, sono le 2. Devo essere lì alle 2:15. Presentazione finita. Andiamo e affrontiamo la pioggia. A few moments later. Ragazzi, oggi è stata una giornata devastante. Ciao. Ciao Lula, saluta, che non ti fai vedere da un bel po'. Allora, l'intervento all'Unimi è andato bene. Poi sono tornata a casa, nonostante fossi già in zona Politecnico, perché non mi ero organizzata bene. Questa è la triste verità. Sono tornata a casa, ho fatto merenda perché avevo fame, ammetto che quel riso non era assolutamente abbastanza, quindi ho fatto una bella merenda consistente. Scusate questa faccia, ma questa è la condizione del momento. E ho passato praticamente un'ora a cercare le chiavi del motorino di Jimmy, perché non le trovo più. Quando sono arrivata a casa a pranzo le ho messe da qualche parte, mi saranno cadute, non lo so, le ho perse. Spero soltanto che non l'abbia prese qualcuno e che non sappia che... Infatti sono molto agitata per questo, però vabbè. E poi sono andata all'allenamento di Adidas Runners, che però è stato cancellato a causa maltempo, perché oggi è stata una costante, oggi ho vissuto nell'umidità. Poi finalmente una gioia, sono andata a acrobatica e sono lì per completare una rondata fatta bene. Ho capito finalmente come si fa. Mi mancava la velocità. Non correvo abbastanza, non prendevo abbastanza di corsa. Quindi vi aspetto un nuovo video aggiornamento su quello. Vabbè, adesso sono qui molto chill, ora è 9:30 perché ho la cena in forno. Sto facendo un'orata al forno che mangerò con delle verdure al forno che ho preparato oggi. E delle gallette, no, i cracker, buoni cracker. Sono stanca. Ammetto che non avere Jimmy a casa mi... Dai, non vi voglio rattristare, quindi
nulla, ci vediamo, deduco, domani. Però penso che questo video sia abbastanza lungo perché ho chiacchierato tanto parlando delle domande e risposte. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento. Noi ci vediamo nel prossimo video che sarà un Q&A più strutturato rispetto a questo. Ciao ciao! Che c'è? Cosa desideri? Eh? Puoi non grattarti sulla macchina fotografica? Luna, rompi tutto! Mi stava mandando i bacini. Ma dove cacchio avrò messo quelle chiavi, Luna? Ti vuoi bene? Un pochino? Un pochino? Non te lo do al pollo, eh?